L'Aquila avrà il più grande studentato d'Italia, operativo dal prossimo anno accademico. Il Collegio Ferrante d'Aragona ha passato anche l'esame del Consiglio Comunale nei giorni scorsi e ora dinanzi al notaio è stata costituita la fondazione, un soggetto giuridico di cui fanno parte Comune, Università e Gran Sasso Science Institute. A presiedere la fondazione è Paola Inverardi, già rettrice dell'Ateneo, il vicepresidente Francesco Bizzarri, medico e presidente del Centro Universitario Sportivo. La sede della fondazione sarà in centro, a Santa Maria Paganica. Il collegio sarà sperimentale, come è noto, per i primi 3 anni. Finanziato con fondi Restart per 4,3 milioni di euro più 50.000 euro versati in parti uguali da Univac e GSSI. Si tratta di una residenza studentesca diffusa che utilizza gli appartamenti entrati nel patrimonio del comune. Si tratta di 600 posti letto distribuiti su 150 alloggi tra centro e periferia scelti da Università e GSSI. Impegnato nei sopralluoghi per valutare le varie sedi, il professor Pierluigi De Berardinis, prorettore delegato all'edilizia universitaria. Quello che avevamo chiesto è una maggior parte di alloggi in centro, circa 12.000 in centro, più poi potevano essere di grande interesse anche avere una piastra a Roio, quindi circa 2.000 metri quadri a Roio, e una quantità simile nell'area di Coppito. Poi il Comune ci ha offerto la residenza 201, che è praticamente prospiciente l'area dell'ospedale, su degli edifici già ristrutturati, e allora lì si è un po' ampliata il livello dimensionale, per cui poi si è arrivati quindi a una piastra a Coppito per circa 2.000 metri quadri, circa 4.000 metri quadri appunto nella residenza 201 e il resto dislocato in centro secondo quelle che poi erano le disponibilità. E noi adesso il lavoro che dovremo fare poi è quello di andare all'interno di questa dotazione di spazi andare poi a individuare quelle che sono le superfici cosiddette accessorie, che sono una parte costituente importante del collegio, quindi gli spazi di lettura, gli spazi di aggregazione per gli studenti. Le strutture, oltre ad avere funzioni residenziali, dovranno garantire tutta una serie di servizi aggiuntivi, culturali, didattici, ricreativi e anche sportivi. Dovranno offrire agli studenti assistenza tutoriale personalizzata, corsi integrativi a quelli accademici, ma anche scambi con l'estero. A poter accedere saranno studenti di Univac e GSSI, ma anche dell'Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio Casella per l'Università. Sicuramente questo progetto attirerà molti studenti in più.